Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete link per seguirmi sui miei profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. Inoltre, sempre in descrizione troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo, direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi, in cui andrò a fare la recensione del film da 2021 Tick Tick Boom, diretto da Lin-Manuel Miranda e disponibile su Netflix. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical di Jonathan Larson. Questo era uno dei film che attendevo di più quest'anno, soprattutto per un motivo: Andrew Garfield, un attore che io ho sempre apprezzato, specialmente per, diciamo, la sua bravura dal punto di vista attoriale. È un bravissimo attore e l'ha dimostrato in film come appunto La battaglia di Hacksaw Ridge, film per cui ha ricevuto anche una nomination all'Oscar come miglior attore protagonista, non riuscendo a vincere, ma comunque già ricevere la nomination significa tanto. Ed è un attore che ovviamente tutti lo conoscono maggiormente, soprattutto per il suo ruolo interpretato appunto in The Amazing Spider-Man e in The Amazing Spider-Man 2, quindi il sequel del primo The Amazing Spider-Man. Ma lui ha sempre dimostrato di essere un bravissimo attore e in questo caso ancora una volta lo dimostra. Infatti, questo è un film che, a parte l'interpretazione attoriale di Andrew Garfield, mi è piaciuto tantissimo. Un film che ovviamente non attendevo solo per Andrew Garfield, lui era il motivo principale, ma mi interessava anche la storia di questo personaggio. E devo dirvi la verità, è un film che, sotto certi punti di vista, mi ha sorpreso ancora di più in positivo rispetto alle mie, diciamo, attese iniziali. È un film che davvero dall'inizio alla fine mi ha coinvolto tantissimo, mi ha davvero letteralmente rapito. Un film che trasmette anche dei messaggi molto importanti, con delle tematiche trattate con una, diciamo, finezza, con una delicatezza, con una bravura davvero invidiabili a mio parere. Un film che ha tantissimi punti di forza, uno su tutti, come vi ho detto poco fa, proprio l'interpretazione attoriale di Andrew Garfield, che qui è stato bravissimo. E se fosse per me, lo candiderei subito all'Oscar come miglior attore protagonista perché è stato bravissimo, davvero. È un'interpretazione attoriale che mi ha davvero conquistato e devo dirvi la verità, sotto certi punti di vista è stato addirittura superiore rispetto a quanto mi aspettassi, perché so che è un bravissimo attore, ma qui davvero si spinge oltre, qui dà il massimo, dà il meglio di sé e fa capire ancora una volta di essere un grandissimo, un bravissimo attore. Quindi interpretazione attoriale di Andrew Garfield eccezionale a parte, devo dirvi che per il resto l'ho apprezzato questo film, appunto per altri motivi oltre all'interpretazione attoriale di Andrew Garfield. L'ho apprezzato anche per il personaggio, per come viene caratterizzato e approfondito. Un personaggio con cui si riesce a entrare in empatia, un personaggio che riusciamo a capire e a comprendere, perché ovviamente, come tutti noi, ha dei sogni, ha dei desideri e vuole realizzarli a ogni costo. E so che, che sotto questo punto di vista qualcuno potrebbe trovare il tutto un po' banale e ripetitivo, ma in realtà no. Perché ci sono dei dettagli, dei particolari che fanno capire come questo film sia stato scritto in maniera molto intelligente. Appunto, dettagli particolari per quanto riguarda proprio la caratterizzazione e l'approfondimento del personaggio principale, ma anche dei personaggi secondari che sono molto importanti anche per i loro legami, i loro rapporti proprio con il personaggio principale. Ma proprio è tutta la storia del film a funzionare. Perché dico questo? Perché la storia del film innanzitutto è scorrevole e godibile in una maniera incredibile, non mi ha mai annoiato dal primo all'ultimo minuto, anzi tutt'altro, ma è anche una storia che è stata scritta davvero bene, perché dall'inizio alla fine riesce ad aggiungere sempre più dettagli, sempre più particolari che arricchiscono il tutto in una maniera davvero incredibile. È un film che minuto dopo minuto aumenta di qualità e questa cosa davvero mi ha stupito e mi ha sorpreso sotto certi punti di vista, perché come già vi dicevo poco fa, era un film che attendevo particolarmente, ma davvero ha superato le mie più rosee aspettative. Quindi funziona la storia, funzionano i personaggi, funzionano le interpretazioni attoriali, perché a parte Andrew Garfield, che ovviamente è stato a mani basse il migliore all'interno di questo film, anche gli altri attori sono stati particolarmente bravi nell'interpretare i loro rispettivi personaggi. Ho apprezzato anche la regia del film, una regia che funziona, una regia che mi ha coinvolto tantissimo, una regia che davvero dal primo all'ultimo minuto
Si vede e si nota che il regista ci sa fare, quindi complimenti a lui e ho apprezzato anche le varie parti musicali perché comunque questo film, essendo un musical, presenta ovviamente anche delle parti musicali con delle canzoni, con diciamo dei pezzi che mi sono piaciuti, sono canzoni che sono splendide, tutte dalla prima all'ultima, specialmente quando si entra diciamo nella seconda parte del film, dove ovviamente la qualità aumenta ancora di più. Ma sono tutte canzoni bellissime che riascolterei volentieri, anche perché oltre a essere particolarmente orecchiabili, nascondono anche dei significati particolarmente profondi. Anche i testi sono stati scritti benissimo, quindi questa è un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente. Davvero, io non so che altro dirvi se non consigliarvi di vedere questo film perché a mio parere è uno dei migliori film dell'anno a mani basse, anzi bassissime. Ed è per tutti questi motivi che ho deciso di dare a questo film 4 stelle e mezzo su 5. Un film che a mio parere sfiora davvero la perfezione, è un film che mi ha davvero convinto dal primo all'ultimo minuto, quindi non posso far altro che consigliarvelo ancora una volta. E detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video. E inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che ne uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler voglio parlarvi delle parti che mi hanno colpito maggiormente all'interno di questo film, e ce ne sono tante. A partire dall'inizio, dove ci viene presentato questo personaggio interpretato alla grande, anzi alla grandissima, da Andrew Garfield, perché è davvero un'interpretazione che mi ha convinto anche per via non solo della sua bravura dal punto di vista dell'interpretazione attoriale, ma anche per via delle sue espressioni facciali, che cambiano in base al momento che sta vivendo il personaggio nel corso del film. Quindi questa è una cosa in più, un valore aggiunto che fa capire ancora una volta come Andrew Garfield sia davvero molto bravo. E questa presentazione di questo personaggio mi ha convinto perché già subito viene mostrato come un personaggio simpatico con cui si riesce a entrare in empatia piuttosto facilmente ed è un personaggio che racconta la sua storia non solo al pubblico all'interno del film ma anche a tutti noi. Ed è una storia che mi ha colpito e mi ha convinto particolarmente proprio perché innanzitutto capiamo come il personaggio principale abbia dei sogni, abbia dei desideri, delle aspirazioni. Appunto vuole realizzare qualcosa che non venga mai dimenticato, anche perché è proprio una sua passione, un suo desiderio e si vede e si nota come ci tenga particolarmente. Ed è proprio questo fatto a, diciamo, a un certo punto del film, a mettere in difficoltà i suoi legami, i suoi rapporti con le persone che gli stanno più vicine, come ad esempio la sua ragazza o il suo migliore amico. E queste cose mi sono piaciute particolarmente perché all'interno del film sono cose credibili, sono cose che possono accadere nella vita vera, nella vita reale, e sono dei legami, dei rapporti umani veri e sinceri, e appunto reali e concreti, e questa cosa mi è piaciuta particolarmente perché si vede e si nota tutto ciò all'interno del film. Ho apprezzato anche i vari confronti fra il personaggio principale e la sua ragazza, anche i confronti fra il personaggio principale e il suo miglior amico. Sono tante piccole cose che fanno capire la qualità effettiva di questo film, che è davvero molto alta, davvero una qualità altissima per quanto mi riguarda. In più, ho apprezzato anche, come ho già detto nella parte no spoiler, tutte le varie parti musicali con dei pezzi, delle canzoni che davvero mi hanno convinto appieno, perché sono dei testi ben scritti che fanno anche riflettere lo spettatore su varie tematiche. E infatti è un film che mi ha anche fatto commuovere e mi ha emozionato in certi punti, perché soprattutto nella seconda parte del film la qualità si alza e aumenta ancora di più. Quindi, soprattutto quando capiamo che il miglior amico del personaggio principale purtroppo è malato, ha una malattia, e lì è un colpo al cuore, è un pugno dritto allo stomaco che colpisce in maniera non indifferente, anzi tutt'altro. E quella parte mi è piaciuta anche con la canzone che parte, diciamo, in quel momento, una delle migliori canzoni del film, soprattutto dal punto di vista emotivo, perché si vede che gli attori sono stati bravissimi perché la sentivano tantissimo quella parte e l'hanno interpretata nel miglior modo possibile, anche dal punto di vista proprio musicale. Quindi questo è un valore in più da dare, da attribuire a questa pellicola. Poi ci sono tantissime altre canzoni che mi sono piaciute davvero tanto, come ad esempio quella in cui c'è la festa nella
nella prima parte del film, fanno diciamo questa festicciola e c'è appunto il personaggio interpretato da Andrew Garfield che all'improvviso si mette a cantare e tutti lo seguono a ruota. Anche quella parte mi è piaciuta davvero tanto. Oppure la parte in cui proprio il personaggio principale presenta ad alcune persone questo suo. Diciamo questo suo spettacolo che appunto lui ha preparato, organizzato e scritto in tutto e per tutto, e lì si vede proprio l'emozione da parte del personaggio principale perché ci tiene davvero e qui ha ancora una volta il merito proprio Andrew Garfield di aver reso alla perfezione proprio questa sensazione, proprio questo suo tenerci a questa cosa perché è il suo desiderio più grande. È bellissima anche la canzone in cui diciamo Andrew Garfield dà davvero il meglio di sé, dove si mette a suonare il pianoforte e quella canzone, mamma mia, quella canzone mi ha davvero commosso ed emozionato in una maniera incredibile. Lì è proprio Andrew Garfield da solo che parla e comunica con lo spettatore attraverso la musica e ci riesce alla perfezione perché proprio il testo di quella canzone. Mamma mia, mi ha fatto venire i brividi alla pelle d'oca dove si riflette su più cose, su più tematiche particolarmente importanti e fondamentali e davvero lì sono rimasto letteralmente senza parole perché è una parte davvero carica di emozioni, carica anche per via del peso delle parole che vengono dette dal personaggio interpretato da Andrew Garfield proprio attraverso questa canzone ed è davvero un testo che mi ha fatto riflettere particolarmente. In più ho apprezzato tantissimo la parte in cui appunto il personaggio interpretato da Andrew Garfield nuota in piscina e lì c'è la genialata. Una delle genialate più grandi e migliori del film, a mio parere, ovvero la parte in cui, diciamo, il fondo della piscina diventa proprio un pentagramma musicale dove scrivere delle note musicali per dei testi e delle canzoni. Quella parte dal punto di vista visivo è davvero geniale ed è fantastica da vedere. Quindi, quella è una piccola chicca che dovevo assolutamente citare e menzionare perché dovevo farlo per forza. Quindi, ripeto ancora una volta, che altro posso dirvi? Vi consiglio ancora una volta di vedere questo film perché, come ho già detto nella parte no spoiler, per me questo è uno dei migliori film dell'anno. Ma non ho dubbi nel dire ciò, è un film che potrei rivedere ancora e poi ancora senza mai stancarmi, davvero. Complimenti al regista, complimenti a tutti gli attori, in particolar modo ad Andrew Garfield. Spero che venga candidato all'Oscar come miglior attore protagonista perché si meriterebbe, diciamo, questo premio, questo riconoscimento per via della grandissima interpretazione attoriale da parte sua all'interno di questo film. E davvero, non so che altro dirvi, funziona tutto all'interno di questa pellicola. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!